Dallo Stadio Olimpico di Roma, benvenuti a Lazio Udinese. Deja vu, un saluto bianco celeste da parte di Luigi Sinibaldi. Via, partiti. Lucas Leiva ancora all'impostazione per Felipe Anderson. Poi Parolo, largo c'è basta. Uno contro uno contro Pezzella. Poi la cross, arriva adesso, secondo palo c'è Lukaku. Ma arriva anche Milinkovic. La corrente, ancora il serbo. Palla dentro, attenzione! E la palla finisce dentro! Con la deviazione probabilmente di Samir. C'era anche Parolo che non esulta. A questo punto la cosa che conta è che la Lazio è in vantaggio 1-0 al 22esimo. Ci vuole ancora una zampata, ci vuole anche un po' di buona suerte in questo primo tempo. Al 22esimo Lazio in vantaggio, Udinese si è chiusa, poi Perizza con un po' di fortuna prova ad andare via, c'è Radu, poi Maxi Lopez, la sponda, poi per Barak, occhio a Barak che si è inserito, ancora Barak, occhio al suo bacino, Barak, stracoscia! E poi attenzione, Perizza murato, Lazio strepitosa, poi ancora Larsen bloccato da Basta, non è finita, ma Lazio si riporta davanti. Basta, ancora interviene, sempre Dušan per Nani, pallone largo, intelligente per Parolo, sul fondo, 2 contro 2. Prova a rientrare Neutink, ancora Felipe Anderson, cercato il numero, poi ancora Felipe Anderson, Bizzarri, lo chiama anche Nani, mani in alto, occhio, occhio a Felipe, e infatti la palla è per lui, occhio a Felipe Anderson, palla dentro, buono per Lucas Leiva, la palla rimane là, e poi occhio a Lukaku che pensa per un attimo al tiro, ma c'è lo stop da parte del direttore di gara. Abbiamo visto uno schema bellissimo, fine primo tempo, 1-0 per la Lazio. Vanno a riscaldamento Luis Alberto e Lulic, c'è un fallo su Milinkovic, ma Felipe Anderson è ancora in posto di palla per la Lazio, ancora Felipe Anderson, palla dentro verso Nani, ma che azione ha fatto, una cosa pazzesca la Lazio, da Milinkovic a Felipe Anderson che si è fatto praticamente la metà campo dell'Udinese sul versante di sinistra e ha fatto una cosa magica, un servizio al bacio per Luis Nani. Dalla bandierina, occhio anche a Parolo sul primo palo, palla invece dalle parti, in questo caso dell'area di rigore c'è forse un tocco con il braccio, adesso ancora Basta, versante di destra, entra di rigore, Basta, Bizzarri, cost to cost di Dušan Basta. Sbaglia tutto, Lulic ha calamitato il pallone, poi si butta in campo aperto, uno dei più freschi, infatti sfugge a tutti, sfugge anche ad Alfredson, Lulic si appoggia alle parti di Felipe Anderson che fa puntare Neutink, ancora Felipe Anderson, ha cercato il secondo palo, secondo me, De Frey, stracoscia, occhio Lucas Leiva, attenzione a Janto, ara di rigore, e stracoscia, fa una parata pazzesca, non so se l'abbia fatta apposta oggettivamente per divertirsi anche lui. Destro di De Paul, fa una parata pazzesca, pazzesca, questa più difficile di quella del primo tempo. Janto, Fofana, cerca il tiro in porta Fofana, sul fondo, un brivido per Stracoscia. Radu contende il pallone a Janto che perde poi la sfera, quindi Lulic, campo aperto, Danilo si fa il segno della croce per scattato Felipe Anderson, ancora Felipe, 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 Felipe Anderson, 3-0, segna anche lui, Felipe, irrefrenabile, 3-0, si era fatto il segno della croce Danilo e ha fatto bene perché tanto giustamente in questo caso si può soltanto pregare. E in questo caso non è stato neanche sfortunato Felipe Anderson perché l'ha messa nel sacco. Finisce qui la Lazio batte l'Udinese nel recupero della 12ª giornata di campionato, lo fa con una grande partita